Il fenomeno della corruzione, che come tutti sanno è molto diffuso purtroppo su tutto il territorio nazionale, è un fenomeno che va controllato non soltanto nella sua fase terminale, cioè nella fase in cui i reati sono stati commessi e la magistratura penale ovviamente deve intervenire, ma che va curato prima che si manifesti in queste forme così accese, cioè con un'attività di prevenzione e di formazione degli stessi esponenti del mondo della pubblica amministrazione. Questa legge è una legge molto complessa, la famosa legge Severino, la quale poi è stata attuata da una serie di decreti legislativi attuativi. L'apparato di strumenti forniti da questa legge è molto ampio, bisogna naturalmente conoscerli e farli funzionare. La corruzione è una piaga gravissima che attanaglia la nostra società, che è diffusa in tutte le parti del paese. Questa legge è un passaggio certamente importante perché ci aiuterà a risolvere alcuni aspetti della corruzione, ma il passaggio fondamentale per vincere la corruzione sta nella coscienza di noi cittadini. Noi cittadini dobbiamo fare il passo avanti, dobbiamo essere immediatamente solerti nel denunciare qualunque ipotesi, qualunque tentativo di corruzione o di concussione. Poi c'è il problema ovviamente della burocrazia, la burocrazia che è un motivo di freno allo sviluppo dell'economia, la burocrazia che ormai pervade gli uffici pubblici e dove la corruzione trova terreno fertile. Bisogna eliminare la burocrazia, bisogna snellire gli uffici pubblici, bisogna renderli trasparenti e in questo modo la corruzione certamente avrà meno linfa per crearsi e per andare avanti. Svolgere il loro lavoro